Bene, di nuovo con le lezioni di filosofia, parliamo adesso di Friedrich Nietzsche. Allora, nella lezione scorsa abbiamo terminato la prima fase, quella caratterizzata dal simbolo del cammello, nella scansione che stiamo seguendo per studiare la filosofia di Nietzsche. Abbiamo detto che tre metamorfosi dello spirito caratterizzano, per così dire, la simbologia che noi abbiamo assunto: il cammello, il leone e il fanciullo. Riassumiamo brevemente cosa abbiamo detto. Allora, la filosofia di Nietzsche parte da una constatazione di uno stato di crisi. L'Occidente, la cultura occidentale, la società occidentale è malata. Questa malattia, questa decadenza, questa crisi affondano, secondo Nietzsche, le proprie radici nella grecità. Nell'età classica ci sono i natali della nostra civiltà, secondo Nietzsche, e quindi lui vuole, nella prima fase, attraverso l'opera principale che è La nascita della tragedia del 1872, analizzare questo momento di genesi, questo momento di nascita, questi natali della civiltà occidentale. E che cosa trova lì? In una lettura completamente dissonante rispetto alle altre letture che c'erano all'epoca della grecità, Nietzsche vede in essa, nell'età classica dei greci, non un momento di tranquillità, non un momento di equilibrio, ma un momento di lotta, di conflitto tra due spiriti, l'Apollinio e il Dionisiaco. Vi è una forma d'arte, che è la tragedia, che per così dire rappresenta un miracoloso equilibrio che i greci riescono a trovare. Vedete che l'arte è quella parte della nostra esistenza che per così dire, ha la capacità di redimere l'irrazionalità e la sofferenza che sono connaturate all'esistenza stessa. Nella tragedia, queste sublime forme d'arte, si trova l'equilibrio tra un contenuto dionisiaco e una forma apollinea. L'equilibrio però si rompe praticamente subito con il terzo grande tragediografo Euripide e con l'avvento di Socrate prevale l'Apollinio. La grecità termina, per così dire, e vi è uno squilibrio che porta all'affermarsi di una forma di vita particolare che è la forma di vita della conoscenza. La civiltà occidentale da quel momento in poi sarà caratterizzata dal conoscere come modo eccellente di vita. Quindi la crisi che noi stiamo vivendo oggi in realtà è ciò che deriva da questo squilibrio che si è prodotto nell'antica Grecia, in cui l'Apollinio ha prevalso sul Dionisiaco. Una nuova forma d'arte, l'opera wagneriana, può riportare questo equilibrio tra Apollinio e Dionisiaco. Wagner è il vate di questa nuova forma d'arte, è per così dire colui che può salvare l'umanità occidentale. Ma questa prima fase della filosofia di Nietzsche si interrompe con la rottura con Wagner e questo, per così dire, apre uno scenario completamente nuovo. Nietzsche, allo stesso tempo, dà le dimissioni dalla cattedra di filologia all'Università di Basilea ed entriamo così nella seconda fase, che è quella di cui invece ci occupiamo oggi. Va bene? Allora, seconda fase è simboleggiata dal leone. Perché il leone? Il leone è l'animale che morde e che lacera. Incarna da questo punto di vista lo spirito critico e dissacratore della scienza. Cioè, potremmo dire che se la prima fase è stata caratterizzata da una fiducia nell'arte come atteggiamento della vita dell'uomo all'interno del quale si può ottenere una sorta di redenzione dall'irrazionalità e dal dolore connaturati all'esistenza, questa seconda fase invece è caratterizzata da una fiducia nella scienza. Va bene? Quindi la fiducia nella scienza è forse il tratto dominante di questa fase della maturità della filosofia di Nietzsche ed è per questo che noi la chiamiamo anche fase illuministico-critica. Qui la ragione è da intendere in senso illuministico, cioè una ragione che per così dire
ha il compito di criticare il mondo, ha il compito, per così dire, di operare un'analisi critica e quindi spietata, libera e dissacratrice della realtà che ci circonda. Va bene? Quindi la fase illuministico-critica è simboleggiata dal leone, l'animale che appunto, libero e indipendente, lacera e morde tutto quanto. Il distacco da Wagner. Allora, il distacco da Wagner è un distacco traumatico nella vita di Nietzsche. Sappiamo che Nietzsche era molto amico di Wagner e della compagna della moglie Cosima. Questo distacco, per così dire, è un distacco che si consuma sia da un punto di vista umano, quindi delle amicizie, ma sia da un punto di vista teorico. Wagner passa dall'essere il possibile salvatore e redentore dell'umanità ad essere colui che meglio manifesta i segni della decadenza dell'Occidente. Wagner diventa, per così dire, il simbolo della decadenza occidentale. Egli, per così dire, non solo ha i segni della decadenza, egli stesso è decadente e sparge decadenza. Egli è, secondo le parole dello stesso Nietzsche, un qualcuno che ammala tutto ciò che tocca. Addirittura, cioè, siamo passati al giudizio esattamente opposto a quello precedente. Ok? Adesso, per così dire, Wagner rappresenta la crisi. Wagner è il tipo decadente. Wagner è il campione di questa decadenza, è il campione di questa malattia dell'Occidente. Allora, ma se Wagner adesso è il campione della decadenza, egli prima però era la speranza che si potesse uscire da questa decadenza. Allora la vera domanda adesso è: come curare l'Occidente? Come uscire da questa crisi? Come, per così dire, invertire il percorso di questa malattia terribile, plurimillenaria che affligge l'Occidente? Bene, la risposta da cui parte la filosofia di Nietzsche in questa seconda fase è una risposta, per così dire, tragica e asettica, ovvero sia, non si può curare l'Occidente, non si può, non è possibile salvarlo l'Occidente, o quantomeno non è possibile salvarlo nel modo in cui noi intendiamo che esso possa essere salvato, nel senso che il destino dell'Occidente è segnato. L'unica speranza per l'Occidente è che la malattia faccia il suo corso, che per così dire la malattia si sfoghi completamente e passi per così dire da sé. Un rimedio veramente estremo. Sapete, per fare un rimando all'attualità, chi mi ricorda? Allora, è notizia di pochi minuti fa che Boris Johnson, il primo ministro inglese, è risultato positivo al Covid-19. Ora, vi ricordate che qualche giorno fa Boris Johnson e i suoi consulenti scientifici dissero che l'Inghilterra non avrebbe chiuso, non ci sarebbe stata la quarantena, e piuttosto erano per l'immunizzazione di gregge. Beh, allora, l'immunizzazione di gregge è qualcosa di molto simile a quello che ci sta proponendo Nietzsche adesso con la malattia. Ci sta dicendo: questa malattia non può essere curata, l'unica speranza che abbiamo è che la malattia faccia il suo corso e chi deve sopravvivere sopravvivrà, chi deve morire invece morirà. Va bene? Quindi la posizione di Nietzsche sulla malattia che affligge l'Occidente è molto simile a quella di qualche giorno fa di Boris Johnson riguardo al Covid-19 in Inghilterra. In ogni caso, torniamo a Nietzsche. La malattia deve fare il suo corso. Non è possibile trovare una cura, quantomeno nei termini in cui Nietzsche aveva pensato a questa cura con la nascita della tragedia nel 1872. Ora, l'opera principale in cui viene descritto il ruolo che ha la ragione in questo stato di crisi, malattia e decadenza, e come la malattia debba, per così dire, fare il suo corso, l'opera principale in cui vengono espressi questi concetti di Nietzsche è la Gaia Scienza, un'opera del 1882, di cui qui appunto vedete ho una copia, che a mio avviso è un libro meraviglioso, forse è il libro che preferisco, Nietzsche addirittura.
L'opera principale di questo secondo periodo è la Gaia Scienza. La Gaia Scienza è un'opera molto complessa. È composta da aforismi, alcuni molto brevi, altri invece più lunghi, in cui, per così dire, vengono affrontate tutta una serie di sfaccettature della civiltà occidentale. Si può parlare della storia antica, si può parlare della storia più recente, parliamo di costume, parliamo di geografia. Gli argomenti che Nietzsche affronta all'interno di quest'opera sono tanti e da tanti punti di vista affronta tutti quanti questi argomenti. In generale possiamo dire che però da quest'opera emerge un quadro abbastanza chiaro, cioè ovvero sia il destino dell'Occidente è appunto segnato, inutile tentare un recupero dell'antichità cercando lì la salvezza dell'umanità, piuttosto è necessario portare la malattia a piena maturazione, che la degenerazione in corso nell'Occidente faccia il suo corso, che tutto quanto proceda, la malattia deve sfogarsi. Ora, la ragione può, per così dire, portare la malattia a pieno compimento, va bene? Ma la ragione deve articolarsi non in una scienza come l'abbiamo vista fino ad ora, ok? Nietzsche non ci sta dicendo hanno ragione gli scienziati, rinunciamo alle velleità della filosofia, della filologia, eccetera, eccetera. No, Nietzsche ci sta dicendo che è la ragione lo strumento fondamentale perché la malattia faccia il suo corso, ma questa ragione non deve realizzarsi in una scienza come l'abbiamo vista fino adesso. Va bene, la scienza che rappresenta il decorso della malattia e quindi il superamento di questa malattia è una nuova scienza, è un nuovo metodo animato da un nuovo spirito critico, libero e dissacratore, che non si ponga più i problemi che fino ad ora invece ha continuato a porsi la scienza. Egli vuole una scienza e una ragione che sia in grado di emancipare l'uomo dalle false credenze e dalle illusioni di cui è stato vittima fino adesso. Quindi la nuova scienza è una scienza dissacratrice, è una scienza libera, è una scienza che libera l'uomo dalle illusioni che fino adesso ne hanno caratterizzato l'esistenza. Questa nuova scienza è una Gaia scienza, appunto il titolo dell'opera. Gaia qui va inteso nel senso che sa ridere. Il ridere è fondamentale per questa scienza. Pensate a questo, il riso è un'arma fortissima. Sapete che secondo molti la cosa che temono di più i dittatori, e in generale quelli che sono nelle posizioni di potere, è che si rida di loro. Il ridere di qualcuno che ha una posizione di potere è la massima offesa che noi possiamo avere. Viceversa, invece, essere seri, avere paura, avere atteggiamenti che per così dire possono essere ricondotti alla seriosità, è qualcosa che invece fa profondamente piacere a chi ha il potere, perché vuol dire che viene preso sul serio. Viceversa, se si ride di lui, il suo potere viene per così dire praticamente annullato. E allora ecco che per Nietzsche la scienza deve essere Gaia. Deve essere in grado di ridere di quelle questioni che fino adesso noi abbiamo preso in modo fin troppo serio, di cui fino adesso ci siamo per così dire, da cui fino adesso ci siamo fatti abbindolare, a cui abbiamo fino adesso creduto. Va bene? Quindi la Gaia scienza è la nuova scienza, la scienza libera e dissacratrice che è in grado di ridere di ciò che fino adesso abbiamo preso fin troppo seriamente. Ok? Allora, emerge quindi che la ragione deve operare criticamente sulle illusioni della nostra cultura. Perché questo è il giudizio che emerge. La nostra cultura è preda di illusioni plurimillenarie che vanno distrutte, vanno, per così dire, fatte a pezzi dalla ragione. Vedete, il leone, l'animale che lacera, l'animale che morde, che distrugge. Ok? La ragione allo stesso modo deve operare su queste credenze. Ma allora la domanda è semplice. Quali sono le illusioni che, per così dire, gravano sulla nostra cultura? Quali sono le illusioni che ottenebrano l'uomo?
Semplice, dice Nietzsche. Le illusioni sono quelle create dal prevalere dello spirito apollineo nel corso della nostra cultura occidentale, cioè sono le conoscenze più tipiche e più caratteristiche della nostra civiltà e le sue varie diramazioni. Per riassumerle in modo molto generico, potremmo dire che si tratta qui della religione, si tratta qui della morale, si tratta qui della metafisica, si tratta qui della scienza. Vedete, i pilastri della cultura occidentale, così come ci viene dal mondo greco, sono per Nietzsche i pilastri delle nostre illusioni. Il patrimonio stesso culturale dell'Occidente, quello di cui noi spesso ancora oggi siamo così fieri, beh, tutto questo patrimonio è fondato su delle illusioni, quindi si tratta di illusioni, di inganni. Ok? Perché ci siamo raccontati per così tanto tempo delle illusioni? Perché ci siamo autoingannati a questa maniera? Beh, per Nietzsche queste illusioni vanno viste come delle favole. Perché favole? Beh, la favola ha questa funzione normalmente. La favola viene raccontata a dei bambini e viene raccontata a dei bambini quando, mettiamo, hanno paura, quando non si fidano della realtà che hanno intorno, quando sono intimoriti. Beh, per Nietzsche l'umanità occidentale che si è vista fino adesso è un'umanità che è bambina. È un'umanità che è bambina non in senso positivo, ma in senso negativo, cioè nel senso che è preda di una serie di paure e quindi si è raccontata delle favole per rassicurarsi, per tranquillizzarsi. Le favole che ci siamo raccontati, cioè ovvero sia appunto la religione, la morale, la scienza, la metafisica, sono delle favole che ci siamo raccontati per proteggerci dall'irrazionalità e dal dolore connaturati all'esistenza umana. Vedete? La questione è sempre quella: il fondo dionisiaco dell'esistenza noi non l'abbiamo mai accettato del tutto, è sempre rimasto là. Solo che privi adesso della tragedia come forma d'arte che permetteva di accettare, per così dire, questo fondo caotico dell'esistenza. Nel prevalere dello spirito apollineo abbiamo avuto bisogno per secoli e per millenni di raccontarci delle favole, di raccontarci delle illusioni, per rassicurarci, per consolarci, per farci vivere tranquillamente. Ok? Quindi noi abbiamo creato queste illusioni per così dire, farci condurre una vita tranquilla, per farci condurre una esistenza dimentica della sua costitutiva irrazionalità e caoticità. Va bene? Ora, abbiamo quindi, noi occidentali, costruito nel corso dei secoli e dei millenni l'immagine di un cosmo ordinato e razionale. Il valore di tutte queste varie menzogne che ci siamo raccontati, quindi, era strumentale a creare una protezione, a creare una sorta di grande muraglia che ci separasse, ci allontanasse, ci illudesse di separarci e di allontanarci dal caos dell'esistenza. Abbiamo creato sostanzialmente un sistema di bugie, va bene? Tutte queste bugie erano tutte quante votate a farci credere che vi fosse qualcosa di fisso, qualcosa di garantito, qualcosa di indubitabile, qualcosa che per così dire ci proteggesse dal dato fondamentale, che era quale? Quella che noi siamo nati e siamo destinati a morire, e che la nostra esistenza è segnata dalla tragicità, caoticità e irrazionalità di tutto quanto quello che ci accade. Di tutte queste bugie, una per Nietzsche è l'architrave fondamentale, una è la bugia fondamentale che, per così dire, regge tutte quante le altre. Questa grande bugia, secondo Nietzsche, è Dio. L'idea di Dio, Dio stesso, è la grande bugia, la bugia, per così dire, che fa da fondamento a tutte quante le altre bugie. Perché nell'idea di Dio vi è, per così dire, la funzione principale di rassicurare, promettere la felicità agli infelici e illuderci di
sicurezza. Bene. L'idea di Dio svolge tutte quante queste funzioni. Vedete che anche lì cioè, noi troviamo i germi di quella critica che da Feuerbach fino a Marx ha caratterizzato la cultura tedesca post-Hegel, cioè da dopo Hegel in poi, per così dire, la religione diventa uno degli obiettivi principali delle critiche della filosofia e Nietzsche anche si inserisce all'interno di questo filone, per cui Dio diventa l'elemento fondamentale su cui operare una critica e nella fase illuministico-critica, appunto, Dio è questo obiettivo principale. Quindi, concludendo questa lezione, possiamo dire che la storia dell'Occidente, che cos'è? La storia dell'Occidente è la storia del progressivo allontanamento dell'uomo dalla sua natura istintuale, animale e corporea. Man mano che si sviluppava la storia dell'Occidente, l'uomo sviluppava sempre di più queste bugie, sviluppava di più queste illusioni, sviluppava di più queste menzogne, queste favole, rifugiandosi in una vita sempre più razionale, in una vita sempre più modellata intorno all'idea di conoscenza, va bene? E si allontanava invece sempre di più dalla sua natura istintuale, animale e corporea. Quindi la nostra storia, la storia dell'Occidente, è stata caratterizzata fin dall'inizio dalla tendenza a raccontare favole, a creare delle illusioni. Bene, la crisi che noi oggi, oggi con Nietzsche, stiamo vivendo è esattamente questa, è la crisi di questa cultura illusoria, menzognera, che ha voluto convincerci da millenni che ci fosse qualcosa di eterno, di fisso, di immutabile. Questa cultura, con Nietzsche, arriva a un punto di rottura. La crisi è una crisi della cultura occidentale, per il modo in cui è stata impostata fin dall'inizio. Va bene? Allora, ci fermiamo qui per adesso. Siamo arrivati a pagina. La prossima lezione facciamo la morte di Dio. Buono studio.